Benitalia 2016, altro appuntamento con il food di altissima qualità. Siamo in compagnia di Mimmo Albano alla Alba Tramezzini e ancora una volta anche per questa edizione ci sono delle novità. Mimmo, bentornato dinanzi alle telecamere e ai microfoni di VenningTV.it. Ciao a tutti e ciao a te Fabio. Ogni anno ci delizi, nel vero senso della parola, con delle novità che poi hanno successo nei mesi a venire. Quali le novità di Venditalia 2016? Le novità del 2016 sono delle novità tutte firmate, sono prodotti firmati e realizzati in collaborazione con grandi brand quali Fiorucci e soprattutto con il loro top brand Amarsi di più, e in collaborazione con Madeo con il prodotto Spuntino Calabro, oltre al tramezzino vegano e a dei nuovi piatti pronti. E allora guardiamoli uno per volta. Intanto, come nasce l'iniziativa di predisporre un prodotto solo per i vegani? Beh, le statistiche dicono che più gente si avvicina a questo stile di alimentazione, e quindi è giusto dargli un'opportunità anche all'interno di un distributore. I nuovi trend di consumi oramai vanno in direzione del comparto salutistico, e a tal proposito abbiamo realizzato questo prodotto interamente vegano. È un prodotto in collaborazione sempre con Fiorucci, con un basso contenuto di grassi e un apporto di fibre in più, e una maionese senza uova. Io però noto alle nostre spalle un tramezzino I Love Pig Spuntino Calabro. Che cos'è? Beh, diciamo che è stata la rivelazione poi di questa fiera contro ogni aspettativa, perché uno può pensare allo spuntino calabro come un prodotto molto selettivo, quindi che può essere consumato solo da chi mangia il gusto piccante. Invece il prodotto si è rilevato veramente molto delicato, fermo restando che le richieste di questo prodotto sono venute proprio dall'altra parte dell'Italia, quindi dove comunque c'è un'alta presenza di calabresi, ma di gente che comunque ama il gusto lievemente piccante. Con la 'nduja. Con la 'nduja, con la spianata calabra, con questi prodotti che abbiamo realizzato in collaborazione con l'azienda Amedeo, ripeto, che è un'azienda d'eccellenza calabra che oramai è presente in tutta Europa e anche in paesi all'estero come gli Stati Uniti e il Canada. Quindi molto equilibrato, e non è necessario dotarsi di un estintore prima di iniziare a mangiare uno spuntino calabro. Quello sicuramente. C'è sicuramente, altrimenti sarebbe stato un prodotto troppo selettivo e quindi non consumabile da tutti. Tuttavia, lo scorso anno avete presentato una linea assolutamente esclusiva per il mercato italiano, Trattoria Italiana. E quest'anno? Sì, quest'anno abbiamo voluto presentare una nuova referenza sempre per il comparto Trattoria Italiana, che è un'insalata da mangiare fredda di farro e camut con uno shelf life anche leggermente più lungo, pur essendo un prodotto senza conservanti, senza additivi, un prodotto realizzato con una tecnologia innovativa. Una tecnologia che puoi spiegare anche in pochissime parole, non toglie assolutamente gusto al prodotto, ma anzi ne aumenta le caratteristiche gustative. Una tecnologia che permette comunque di esaltare ed enfatizzare quelli che sono i sapori presenti all'interno del piatto, senza successivi riscaldamenti per portare il prodotto a una durata maggiore. E poi la differenza si sente, perché il prodotto sembra fatto al momento. Bene, e allora noi ci prendiamo l'impegno, ma sempre e solo per garantire e tutelare la qualità che viene poi proposta agli amici del vending, ci proponiamo e ci impegniamo a venire qui a ora di pranzo, proprio perché dobbiamo sacrificarci in ragione della buona causa.
Mimmo, grazie, sei stato come sempre cortesissimo, squisito per essere in linea con i tuoi prodotti. Ti ringrazio, ringrazia anche tu gli amici di Vending TV che hanno avuto la pazienza di seguirci negli ultimi 5 minuti, dando poi appuntamento a una nuova manifestazione fieristica. Grazie a tutti e ci vediamo prossimamente. Prossimamente su Vending TV. Amici, dopo i prodotti Alba Tramezzini che tra poco verremmo a degustare, noi procediamo con altre interviste perché questa edizione di Venditalia la 2016 è davvero ricchissima di novità. Non andate via!